strette di mano e selfie, Volodymyr Zelensky, il comico che ha stravinto le elezioni presidenziali in Ucraina, si concede ai suoi sostenitori nel tratto di strada che a piedi lo porta alla Rada, la sede del Parlamento, per la cerimonia di insediamento da capo del complicato stato cuscinetto tra Europa e Russia. Dopo l'inno nazionale, il presidente eletto, con la mano sulla Bibbia e sulla Costituzione, giura solennemente. E dopo aver ricevuto i simboli della presidenza dell'Ucraina, pronuncia il suo primo discorso, nel quale annuncia lo scioglimento immediato del Parlamento. Le nuove elezioni si terranno entro 2 mesi, durante i quali ha chiesto l'approvazione di una legge anticorruzione e l'abrogazione dell'immunità parlamentare. Inizia così la presidenza dell'ex attore, interprete di una serie TV in cui impersonava proprio il ruolo di un insegnante di storia che per caso finisce per essere eletto presidente. Ma da oggi la finzione è finita. A Volodymyr Zelensky tocca risollevare l'economia in ginocchio e riportare la pace nelle regioni ribelli dell'Est, appoggiate dalla Russia. Un doppio compito non affatto facile. Mosca ha fatto sapere che non si congratulerà prima di aver visto le mosse iniziali del neo presidente ucraino.